Questa è la ricostruzione corretta della distanza delle due tavole dei ritratti dei conti Federico da Montefeltro e Battista Sforza, sua moglie. Il primo quadro è stato fatto nell'anno 1466. L'altezza della tavola è di 47 cm e rappresenta gli anni di Piero della Francesca, che ha dipinto le tavole, nell'anno 66. Di base la tavola è 33 cm ed è la metà di 66. Quindi quest'opera è del 1466. Sette anni dopo viene eseguito il secondo quadro, che ha le stesse misure, ma deve essere distanziato di 7 anni per avere la posizione corretta nelle costruzioni delle diagonali dei due ritratti. Come possiamo vedere, soltanto mettendo al centro una distanza di 7 centimetri e non i 12 che esistono oggi nella cornice degli Uffizi, che è una cornice dell'Ottocento, abbiamo la posizione corretta, rappresentativa dell'anno di esecuzione, perché noi se faremo la somma di 33 e 33, quindi 66, più 7 anni, cioè dopo quando è stato eseguito il secondo ritratto, noi avremmo un totale di 73 centimetri che corrispondono all'anno 1473. Questa scoperta dimostra che Piero della Francesca, come i suoi contemporanei, usa l'unità di misura, il metro, che usiamo noi oggi. Sul retro di queste due tavole, Piero della Francesca nell'anno 1473, in contemporanea con il ritratto che abbiamo visto della contessa Federico e Battista Sforza, esegue i due trionfi dei conti di Urbino. Anche qui noi possiamo vedere le diagonali, le posizioni corrette delle zampe dei cavalli, il centro dell'isola, gli alberi e i personaggi sono tutti su punti ben costruiti precedentemente. E questa è la posizione corretta, anche qui, che devono tenere 7 centimetri di distanza.